Allora, stiamo ovviamente commentando l'intervento di Matteo Renzi, che viene variamente definito sia nella sostanza sia appunto nelle reazioni e nei commenti, se relazione, intervento, qualcuno parla addirittura di comizio, nel senso che ha usato un tono ben diverso da quello a cui siamo stati abituati nell'arco degli anni, dai discorsi programmatici dei premier davanti alle assemblee elettive della Camera e del Senato. L'ha fatto a braccio, l'ha fatto per lunga parte con una mano in tasca, ma questa, se vogliamo, è in parte aneddotica. Nella sostanza però c'erano molte considerazioni, molte parole su esperienze fatte o su argomenti vari, e soltanto una parte dedicata ai punti programmatici, che però c'erano ed erano abbastanza forti, benché dirimenti ovviamente nei commenti, chi li ha apprezzati e chi no. Un altro degli aspetti è stato un continuo contrappuntarsi con le reazioni che si sono fatte sentire da parte del Movimento 5 Stelle. Abbiamo sentito prima la senatrice Taverna, adesso ce n'è un altro tra i più conosciuti degli eletti al Senato del Movimento fondato da Beppe Grillo, e passo la linea a Alessandra Sardoni, che continua, e grazie, lo ringrazio di avere con sé anche Marcello Sorgi. Allora sì, c'è il senatore Michele Giarrusso, Movimento 5 Stelle, che ci stava tra l'altro facendo notare come ci sia un grande ritardo nella ripresa dei lavori dell'Aula del Senato, cioè la discussione generale, sì. Circa più di un'ora, e quindi questo significa che il voto di fiducia arriverà nella notte, così Giarrusso, sì. Vi preparate a una nottata. La lunga notte di Renzi, parafrasando un programma molto famoso, purtroppo temiamo sarà la lunga notte della Repubblica. Lei ha detto bene, direttore, purtroppo non era un discorso programmatico, era un discorso molto al di sotto delle aspettative, un discorso da consiglio comunale o proprio da campagna elettorale, poco più. Diciamo, i punti programmatici che ha toccato erano proprio quelli alti, elevati, della modifica del titolo quinto, anzi anche abbastanza preoccupanti, perché lascia intendere quello che è il programma di Padoan e del suo governo, cioè di mettere le mani ancora una volta in tasca alle regioni e ai comuni per ovviamente saccheggiare quel poco che è rimasto agli enti locali. Quindi il nostro giudizio. Però si è preoccupato in realtà del patto di stabilità dei sindaci, dell'edilizia scolastica, cioè non le sembra che invece semmai sia stato le critiche, il tenore delle critiche che abbiamo sentito qui è che sia troppo ambizioso e non si sa se riesce a farlo, però. Povero. Ma guardi, io ho visto anche il programma per la giustizia, che non c'è, ha fatto alcune considerazioni, la giustizia deve funzionare, oppure sul lavoro che dobbiamo aiutare, c'è il mio amico disoccupato, gli ho telefonato, ma io penso anche, e questa è la riflessione che stiamo facendo, che sia inevitabile, dato il tipo di maggioranza che è messo assieme per andare al governo. Noi abbiamo una maggioranza dichiarata, poi una maggioranza occulta, ma non tanto occulta, no, Mentana, abbiamo un ministro che fa riferimento direttamente a Forza Italia, proprio nei temi che riguardano Berlusconi e che lo interessano di più, quindi è un Renzi che è costretto a non dire nulla perché non sa cosa potrà fare. Noi temiamo che potrà fare poco e male. L'unica cosa buona che ha fatta, ma lo possiamo dire, è stata quella di mandare via la Cancellieri. Certo, sostituirla con un diplomato di scuola media superiore sarà difficile, fare peggio della Cancellieri. Riteniamo che con un po' di impegno Orlando riesca anche in questo obiettivo. Allora, mi sembra di capire che se quello che dice, come diceva Marcello Sorgi prima, l'obiettivo però di Renzi, il contrappunto continuo è stato con il Movimento 5 Stelle, mi sembra che sia riuscito a sentire Giarrusso. Sì, insomma, ci è riuscito molto bene. Bisogna vedere dove porterà adesso questa contrapposizione così netta che Renzi ha voluto ribadire in tutti i passaggi del discorso, no? Perché per esempio ha detto: voi alle elezioni non vi presentate, quando vi presentate le perdete, noi nelle quattro elezioni che ci sono state in questo periodo abbiamo sempre vinto, e tutto il tono del discorso era il tono di un discorso che non era fatto dal palazzo alla piazza, ma al contrario era un discorso che veniva dalla piazza, insomma un discorso che in qualche modo tiene conto che nella piazza c'è il Movimento 5 Stelle e ci rimane ancora Berlusconi.
Assolutamente un'analisi esatta questa. Ecco, cioè, ma non pensa che Renzi alla sia quando fosse al bar del paese. Ma non pensa che Renzi sia forse il competitor da questo punto di vista, lui proprio come tipo di leadership e di leader, quello più così come dire competitivo in effetti con Movimento 5 Stelle anche sul vostro terreno? Guardi, è una buona domanda, perché è quello che si aspettava nel PD. Purtroppo vi dobbiamo deludere, non è affatto competitivo con noi per un parametro che è fondamentale, la coerenza. Cioè, la parola di Renzi è la parola di uno che dice una cosa la mattina, la sera ne fa un'altra. Aveva detto mai Alfano nel mio governo, dopo poche ore Alfano era nel suo governo. Mai prima delle elezioni è andato così subito alla Presidenza del Consiglio senza passare alle elezioni. Si sta parlando in questo palazzo di fiducia, che è una cosa molto seria. Andava esposto un programma. Io non so che cosa voteranno i colleghi della maggioranza. Certamente votare su queste chiacchiere la fiducia è veramente pesante, ma si leggeva nei volti di molti del PD una sensazione anche di sconcerto. Dicono essere stato il discorso meno applaudito della storia della Repubblica da parte della propria maggioranza. Ci sarà anche un motivo, no? Ma non mancherà a lei, Mentana, cogliere questi aspetti. Lei è bravissima in questo. Direttore, una domanda per Giarrusso. Spero che mi stia sfottendo, ma quello che le voglio dire è Giarrusso. Assolutamente, io la stimo, direttore. Assolutamente. La seguo sempre con attenzione. Lei coglie sempre i punti, anche per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle. I punti critici li coglie sempre velocemente, ecco, quindi non mancherà. Ecco, quello che le chiedo è proprio questo, su ciò che riguarda il Movimento 5 Stelle. È chiaro che Renzi punta il Movimento 5 Stelle perché sa che il primo vero test sarà quello delle elezioni europee di maggio, e lì ci sarà la vera sfida, e in questo anche ha accentuato, è stato notato prima in maniera molto pertinente, tutti i temi che distanziano di più il governo e il Partito Democratico che lui continua a guidare e il Movimento 5 Stelle, a cominciare dalla questione dell'Europa. Ed è proprio questo che le chiedo: voi non rischiate sul tema dello scetticismo anti-europeo o anti-euro di trovarvi in una compagnia che non è quella che preferite? Guardi, noi siamo nella compagnia, devo dire, che preferiamo, che è quella dei cittadini, e i cittadini amano l'Europa, ma amano l'Europa dei cittadini, non l'Europa delle banche, dei grandi gruppi finanziari. Questa è l'Europa che ci presenta quando porta Padoan in un ministero importantissimo. Noi dobbiamo ricordare Padoan da dove viene: dal Fondo Monetario Internazionale, dalla BCE, da esperienze terribili. È stata dall'OSCE, ma ha fatto un passaggio. Quindi l'esperienza dell'Argentina, che sono fallimentari, cioè ha seguito l'Argentina fino al default, poi noi sappiamo il Fondo Monetario è stato cacciato via dall'Argentina, l'Argentina si è ripresa, e dico, una persona del genere che poi ha seguito per conto dell'Europa la Grecia per 4 anni accompagnando al default, la portiamo al governo del nostro paese. Noi siamo veramente molto distanti da questo governo e da questi, se questi sono i temi europei, le posso dire che questo governo sarà molto distante dai cittadini di questo paese, e a breve ne misureremo le distanze in termini di voti. C'è Marcello Sorgi che naturalmente replica su questo punto. No, volevo fare una domanda anch'io, è questa: ma non è che il Movimento 5 Stelle per la prima volta di fronte un leader a cui non può non può rivendicare il suo passato, non può dirgli tu hai fatto questo e quest'altro e per questo noi ti contestiamo, non è la prima volta che voi vi trovate di fronte a un politico che non è come quelli con cui avete fatto tutta la vostra battaglia? Guardi che perché ha meno esperienza politica di lei, che viene comunque dalla politica, dalla rete, ha un passato politico. Guardi, io non sono stato né presidente di provincia, né sindaco di una grande città, né condannato alla Corte dei Conti, quindi per carità, io ho esperienza da avvocato con i miei clienti, ho fatto solo esperienza di antimafia, quindi che Renzi sia un politico nuovo purtroppo lo dicono solo i suoi sostenitori, e neanche ci credono, perché ripeto, a Firenze lo conoscono molto ma molto bene. Io vi dico, ora ascoltate i nostri senatori fiorentini che parleranno, loro lo conoscono bene a Firenze quello che ha fatto nella città. Quindi dobbiamo aspettarci degli interventi agguerriti da parte dei 5 Stelle sulla biografia di Renzi, politica di Renzi. Ma senza alcun dubbio, a Renzi noi possiamo rinfacciare molto, anche la sua stessa provenienza di formazione. Renzi ha
viene fuori da un ambiente che è quello dell'imprenditoria, che è fin da tutto, no, quella del padre che controlla i mezzi di comunicazione in Toscana, che è un noto costruttore, che ha avuto problemi con la legge sotto Tangentopoli, diciamo un Berlusconi in salsa toscana. Vabbè, però scusi Giarrusso, io la seguo su tutto e non toglierò mai la parola a nessuno. Però non possiamo dare le colpe eventuali dei familiari a Renzi. Assolutamente, su questo direttore lei ha ragione a venderli. No, per carità, non è la mia intenzione. Però il sostegno non manca. Cioè i milioni di euro e la campagna elettorale, la vicinanza a Denis Verdini, il fatto che questo governo nasce sotto un'egida toscana, massonica, perché poi quando parliamo di Verdini parliamo anche di massoneria, è ovvio che... Magari mescolare troppe cose. Sì, infatti, a parte che poi bisognerebbe dimostrare, ma però dico, non potete mai dirgli tu hai governato l'Italia e hai fatto questi errori, perché non l'ha mai governata. Non potete mai dirgli tu sei stato in Parlamento con lo stipendio a cui noi rinunciamo, perché non è in Parlamento. E questo è un fatto. Certamente possiamo dirgli che ha danneggiato il comune di Firenze, o dice la Corte dei Conti. Però faceva un'obiezione. Sì, no, certamente. Il problema è un altro. Noi non possiamo mandare a picco Italia soltanto per avere la prova che Renzi non è capace di governare. Ripeto, cercare di andare al governo con l'appoggio del gruppo di Cosentino o di Lombardo appena condannato a 6 anni e 8 mesi per mafia certamente non è un buon inizio e noi sconti non ne faremo. Va bene, non so se hai altre domande per il senatore Giarrusso. Bene, insomma, Giarrusso è un personaggio vulcanico e non è un'offesa, evidentemente, non viene dal pianeta Vulcano. Quindi assolutamente non voglio privarmene. Quello che le chiedo però è l'impressione, Giarrusso, è che voi Renzi ve lo troverete davanti, maggioranza contro opposizione. Per lungo tempo. Il fatto che lui abbia esordito con una battuta efficace, io non potrei essere qui, non potrei essere senatore perché ho meno di 40 anni, non vi fa mettere al cospetto comunque di un passaggio generazionale, magari un passaggio generazionale dei vostri avversari, ma pur sempre un passaggio generazionale? Direttore, come le dicevo prima, lei è sempre acuto. Mi permetta però di osservare una cosa. Se c'è questo passaggio generazionale, sicuramente qualche metro noi dei 5 Stelle ce l'abbiamo. Abbiamo costretto la politica a questo cambio generazionale. Io dico che Renzi non sarebbe neanche qua se noi non avessimo vinto le elezioni lo scorso anno. Quindi noi stiamo facendo ancora il lavoro che i cittadini ci hanno chiesto. Ecco cosa, abbiamo messo in moto un meccanismo di rinnovamento. Tutto negativo, la parte positiva è merito vostro. Guardi, ovviamente noi non ci prendiamo solo i meriti, è ovvio che si è messo in moto un meccanismo di rinnovamento, certamente non sta venendo fuori il meglio purtroppo, perché se i cambiamenti sono questi, se il nuovo è uno che è stato presidente della provincia, sindaco per tanti anni, già ha fatto i suoi... diciamo è semplicemente nuovo qua a Roma, ma è ben noto altrove. Va bene, ma noi abbiamo uso di mondo, l'avevamo già notato da prima, posso dire scherzando. E mi limito a notare che c'è qualcosa che vi dovrebbe piacere, perché Renzi è diventato sindaco facendo le primarie e battendo i candidati del Partito Democratico. E poi ha perso onorevolmente contro Bersani una partita, quella della candidatura a premier del centro-sinistra, che ha rivitalizzato un po' tutta la politica in quella fase, e parliamo di poco più di un anno fa. Quindi comunque è un avversario di nuova generazione per voi. Però che voi lo consideriate un avversario è l'elemento secondo me più interessante, che in qualche modo c'è la sfida tra il prodotto nuovo della politica tradizionale e il prodotto nuovo di quella che una volta, 20 anni fa, si chiamava l'antipolitica, una politica diversa, per non offendere nessuno. Guardi, che il PD ci stia inseguendo sui nostri temi è certo, che Renzi sia un ottimo inseguitore del Movimento 5 Stelle lo vedremo nei prossimi mesi. Se vi raggiunge sono guai. Grazie Giarrusso. Resta per favore Marcello Sorgi. Con il nostro Andrea Molino c'è un esponente politico che ha seguito con attenzione e interesse il dipanarsi della crisi di governo e della sua soluzione, che è Andrea Romano di scelta civica. Io spero che Andrea Molino ci senta, lo vedo collegato. A te Andrea.
Sì, con un po' di difficoltà vi sentiamo. Non vi... Adesso anche noi. Con un po'... Ecco, adesso vai, vai. Stato, oltre a essere il capogruppo di Scelta Civica, è stato anche una sorta di apripista per la, diciamo, la staffetta. È stato uno di quelli che per... si faccia avanti e per sostituire Letta. Cosa le è sembrato del suo primo discorso parlamentare? Un buon discorso, certo, un po' irrituale in molti toni, molto poco paludato diremmo, no? Perché si è rivolto spesso più direttamente a quelli che stavano fuori dal Senato che non ai senatori, ma questo non è male, perché in un momento come questo bisogna assolutamente, come dire, guardare al di fuori di queste mura nelle quali tutti noi siamo. Poi mi è sembrato anche molto diretto nelle proprie responsabilità, quando ha detto che il fallimento sarebbe un fallimento prima di tutto suo e poi anche del governo, ed è un elemento di assunzione di responsabilità, mi pare molto importante. Dopodiché, infine, l'ultimo aspetto che voglio sottolineare è la visione positiva dell'Italia che ne è uscita. Lui per la prima volta ha detto, dopo tanto tempo, ha detto che questo è un paese che non si merita tante lamentele, no? Questa idea per cui guardiamo sempre fuori dall'Italia per dire che le cose vanno meglio all'estero che non in Italia. È importante che un Presidente del Consiglio trasmetta questo segnale anche di speranza e di fiducia agli italiani, soprattutto in questo momento. Il cronoprogramma così stringente, lavoro, fisco, riforme, giustizia, sembra un po' un libro dei sogni. Ma io credo che sia il libro inevitabile, cioè non c'è un'alternativa a un cronoprogramma di questo tipo. E comunque vorrebbe dire farle tutte queste riforme, vorrebbe dire farle in 6-8 mesi, che è tanto tempo. Quindi noi dobbiamo procedere così rapidamente, anche perché le cose che dobbiamo fare lo sappiamo tutti quali sono. Non è che bisogna inventarsi chissà che. Bisogna farle però, farle con questo ritmo, un mese alla volta, un mese per riforma, in modo tale che entro 6-8 mesi si siano dati dei segnali, più di segnali, si siano fatte riforme importanti, con le quali presentarsi all'Europa. Bisogna andare in Europa dicendo abbiamo fatto queste cose, non vogliamo farle, e una volta dopo averlo dimostrato possiamo anche ricontrattare le nostre condizioni con l'Europa. Ecco appunto, Renzi ha detto queste riforme da fare proprio entro il 1° luglio, che è la data inizio della presidenza del semestre europeo da parte italiana, per, come dice lei, ricontrattare, ma non è questo un miraggio questo di poter anche sfondare il famoso tetto del 3% del rapporto deficit-PIL? Beh, dipende, nel senso che se il tetto fosse sfondato per fare spesa pubblica improduttiva, come è sempre stato in Italia, sarebbe certamente un danno oltre che un miraggio. Se invece facciamo la riforma del mercato del lavoro, la riforma della burocrazia, la riforma del fisco, e su quella base ci presentiamo in Europa, io credo che avremo tutto il diritto di ricontrattare quel tetto, perché sarebbe una modalità del tutto nuova per discutere le nostre condizioni con l'Europa. A proposito di Europa, poi un altro punto che mi è molto piaciuto è quando ha detto Renzi che sbaglia chi pensa che i nostri guai derivino dall'Europa. È importante, noi lo diciamo come Scelta Civica da tempo, noi siamo un partito molto europeista, ma non europeisti per retorica, ma perché siamo convinti che fuori dall'Europa per l'Italia ci siano soltanto catastrofi, ed è importante che Renzi abbia sottolineato questo punto. Direttore, se hai domande? Sì, allora no, ti lascio ancora una domanda a Andrea Romano che non mi sente, quindi fagli tranquillamente una domanda. Volevo solo dire che per documentare quello che sta succedendo c'è stata, lo ha confermato Renzi ai giornalisti di passaggio, c'è stata una telefonata, la prima, tra il nostro neo Presidente del Consiglio e il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Questa come notizia che è stata confermata ufficialmente. Poi, già che ci siamo, allora, per tuo tramite, e te ne ringrazio, vorrei chiedere a Andrea Romano se, conoscendo Renzi e avendo studiato e immortalato in un suo libro altri leader passati del Partito Democratico, in cosa, avendolo visto in un passaggio fondamentale, la relazione programmatica, l'intervento programmatico davanti al Senato, in cosa differisce Renzi rispetto a Veltroni, a D'Alema? Sì, e intanto per aggiungere qualcosa a quello che dicevi, infatti Renzi, quando è arrivato qui a Montecitorio, si è chiuso nella stanzetta del Presidente del Consiglio che sta accanto all'aula, e appunto dicevano no, sta facendo una telefonata, e quindi adesso appunto era questa telefonata con Obama, poi appunto è andato in aula, è stato ancora un po' nello studio e poi è andato al Senato, dove lo attendevano per cominciare il dibattito. Andrea Romano, Enrico Mentana voleva sapere, appunto essendo Andrea Romano un esperto anche di sinistra, diciamo venendo anticamente da quel mondo, ha scritto un libro sui leader della sinistra, quindi avendolo visto all'opera oggi in Parlamento, in cosa differisce Renzi da leader storici come Veltroni e D'Alema, Bersani?
È una domanda effettivamente complicata. Beh, certamente è un leader che ha la volontà di bypassare il palazzo e di rivolgersi direttamente all'elettorato, al popolo, avremmo detto un tempo. In questo senso assomiglia un po' al leader della storia recente della sinistra, magari più a Veltroni e D'Alema che non a Bersani e Fassino, che erano più, come dire, interni ai partiti. Come dire, le volte scorse è andata male, perché né D'Alema né Veltroni sono riusciti a creare questo ponte con il mondo fuori dal palazzo. Credo che Renzi abbia qualche possibilità in più di crearlo, questo ponte, anche forzando un po' la mano su qualche irritualità in più, no? Come abbiamo visto oggi, le battute, le cose. Insomma, sono abbastanza fiducioso. Poi, naturalmente, lo vedremo alla prova dei fatti. Grazie Andrea Romano, che appunto adesso sta per andare alla conferenza dei capigruppo, che scandirà i tempi del dibattito domani qui a Montecitorio. Allora, grazie Romano, grazie ovviamente anche al nostro Andrea Molino. Facciamo un passaggio dall'Aula del Senato, dove, come avete visto nel nostro riquadro, è iniziato il dibattito sulla fiducia al nuovo governo. Sentiamo solo un attimo e poi passiamo, come vedete, alla sala dove si possono fare le interviste, dove insieme alla nostra Sardoni e a Marcello Sorgi c'è un esponente di punta della delegazione del Partito Democratico al Senato. Ma prima solo 10 secondi per sentire il dibattito in aula. Solo controllerò che lei mantenga questi impegni e se lo farà verrà applaudito. È Franco Carraro, che conosciamo ovviamente per rimanere come uomo sul nostro di sport territorio, e che è arrivato proprio in questa legislatura per la prima volta in Parlamento come senatore di Forza Italia. Decisioni tempestive da parte della politica e della burocrazia a livello di comuni, province, regioni e Stato. Ecco, allora lasciamo il dibattito interno all'Aula e andiamo, è il primo esponente del PD che arriva ai nostri microfoni dopo il discorso programmatico di Renzi, e come sappiamo Casson, Felice Casson, non è precisamente organico alla nuova maggioranza renziana, se posso dirlo in questi termini. Mi sembra proprio che sia così, perché Felice Casson è un civatiano, si può dire, un insomma io sono Felice Casson e certamente dell'area laica e di sinistra. Mi sorprende che non siano venuti altri del Partito Democratico a ragionare con voi sul discorso di Matteo Renzi, su quello che sta succedendo. Certamente la situazione è delicata, ma si va risolvendo per quanto riguarda il voto di fiducia. Nel senso che sicuramente voterete la fiducia, non ci sono dubbi. Sì, noi abbiamo avuto un po' di giorni di fibrillazione, di forti mal di pancia, anche di contestazioni sia all'interno che all'esterno del Parlamento. E quindi io almeno mi sono premurato di sentire i nostri delle primarie. Ieri c'è stata una grande assemblea a Bologna con quelli dell'area in senso lato civati, con quelli di sinistra, i laici, così. E da parte della maggioranza, direi anche della grande maggioranza, è emersa la necessità comunque di dare la fiducia a questo governo. Si ha quasi la sensazione di un'ultima spiaggia. In certi passaggi Matteo Renzi lo ha quasi ricordato oggi pomeriggio, dicendo che se fallisce sarà il fallimento suo, ovviamente in prima battuta, ma anche di un'area importante delle forze politiche come il Partito Democratico. Però credo che il discorso di Matteo Renzi sia stato necessariamente per certi versi generale e generico, ha tratteggiato i temi, poi starà ai singoli ministri venire concretamente in Parlamento a dire quali sono le linee sulle quali si intendono muovere. E ho l'impressione che in materia di giustizia i problemi, i contrasti all'interno di questa maggioranza continueranno. Senta, c'è stato, prima lo leggeva Enrico Mentana in studio, un documento, una presa di posizione molto articolata e molto critica di un suo collega, Miguel Gotor, molto critico nei confronti del discorso di Matteo Renzi. Ma è proprio e anche sul conflitto di interessi, su Guidi, il caso del ministro, e non soltanto su questo, su tanti punti. Ma è proprio per questo che io dicevo di non limitarci all'area cosiddetta civatiana, proprio perché il malessere nella parte laica di sinistra del Partito Democratico è un malessere ampio, certamente più ampio dell'area di Civati, e va considerato proprio dal punto di vista dei contenuti. È ovvio che in questo momento, dopo un voto in direzione nazionale così ampio e dopo la convinzione che si è formata nel Paese di dover dare questo voto di fiducia, si arriva a dare questo voto con problemi interni, di contenuti, mal di pancia,
però credo istituzionalmente debba essere dato. Senta, ma non è che poi va a finire che tutto questo malessere si traduce in una vecchia questione, cioè, d'accordo, lui ha degli obiettivi talmente ambiziosi o comunque talmente complessa la situazione che forse è meglio se però non fa più il segretario, cioè di dividere il ruolo di Presidente del Consiglio da quello di segretario, che è una questione un po' tipica del Partito Democratico? Ma io sono convinto da sempre, al di là di questo caso, che il ruolo della segreteria di un partito deve essere separata dal ruolo istituzionale. Ci sono funzioni diverse, sono ruoli diversi, interessi anche diversi, e ci può essere anche una dialettica tra il partito e l'istituzione, a partire dai comuni, per finire alle province, alle regioni, fino a livello nazionale. E quindi credo che proprio istituzionalmente sarebbe più corretto separare i due ruoli. Però succede solo in Italia, eh? Negli altri paesi europei di democrazia occidentale è il leader del partito che si candida a guidare il governo. Non so, Blair era segretario dei laburisti, era il leader dei laburisti, quando ha smesso di essere diventato Brown, Brown è andato al governo. È così, insomma, la Merkel è la capa del suo partito. Insomma, solo in Italia, peraltro succedeva ai tempi della vecchia democrazia cristiana, che appena il segretario diventava Presidente del Consiglio gli toglievano la segreteria. Oggi in un regime di democrazia quasi diretta è abbastanza strano che succeda questo. Ma appunto, porrete questa questione in modo formale? Ma è già stata posta e verrà confermata. C'è un sistema in Italia che è diverso, qui non abbiamo soltanto due partiti o quasi, abbiamo una composizione di governo molto ampia. E credo che il ruolo, oltre che il tempo che il Presidente del Consiglio incaricato dovrà dedicare a questa attività di governo, sia piuttosto complesso, faticoso. La linea di partito dovrebbe anche mantenere una prospettiva dialettica. Io vedo più limitatamente, a livello anche di comuni, per carità, pur importanti, che è necessaria che ci sia questa diversificazione anche per l'utilità della politica. Però guardi, nessuno ha chiesto ad Alfano di lasciare la segreteria e nessuno ha chiesto a Stefania Giannini di lasciare la guida di Scelta Civica, come mai? Beh, certo, sono visioni diverse della politica. Io credo che l'istituzione debba rimanere separata dal partito, ci sono sicuramente dei punti di contatto, però la funzionalità e i ruoli sono diversi. Allora, non so se hai domande dallo studio. Avrei e spero che certo. Casson possa restare tra noi, con noi per qualche minuto, perché ho un'esigenza che ha a che fare con il rilancio produttivo del Paese, ovvero lanciare qualche secondo di pubblicità. Urbano, stai sereno. Allora, eccoci di nuovo, scusate, soltanto qualche decimo di secondo di perplessità perché stavo leggendo la dichiarazione di Pippo Civati, che interesserà ovviamente i nostri telespettatori, ma anche e soprattutto gli ospiti di Alessandra Sardoni, uno soprattutto dei loro due, Felice Casson. Uscire dal PD? Me lo stanno chiedendo quasi tutti, leggo un'agenzia AGI, confessa Pippo Civati, che chiede comprensione per l'imbarazzo e la difficoltà, visto che il progetto del PD è l'unico che possa rispondere a una sinistra di governo, mentre in questo momento c'è molto governo e poca sinistra. Stiamo cercando di capire se è possibile rimanere del PD con una posizione diversa e con la possibilità di orientarlo in maniera diversa. Casson, subito ovviamente le chiedo. Sì, beh, non è una novità, nel senso che in questi giorni abbiamo sentito sul territorio partecipanti alle primarie, abbiamo ricevuto un'infinità di mail, di sms, e direi peraltro che la gran parte dice che comunque ho torto collo, con i mal di pancia bisogna votare questa fiducia. C'è una fetta non minimale di elettori del Partito Democratico che dicono invece di uscire dal PD o di fare qualcosa di diverso. Io credo invece che in questo momento bisogna assumersi una responsabilità istituzionale. Se si è all'interno di un partito che ha votato a grande maggioranza questa linea, in questo momento va accettata, i tempi matureranno, se dovranno maturare, per situazioni diverse. Bisogna vedere che cosa farà il governo Renzi, quali saranno le proposte concrete, se ci sarà la possibilità di fare una partita proprio,
di governo secondo quelli che sono i principi e i valori del Partito Democratico. Senta, è vero che c'è stato un momento in cui sembrava che foste pronti una parte, non so se c'era anche lei, comunque una parte di senatori di quest'area, comunque vicina a Pippo Civati, che pensava di fare un gruppo parlamentare a parte, c'è stato questo momento? No, ma se ne parla da un po', ma concretamente non c'è stato assolutamente nulla. È ovvio che le sollecitazioni e gli inviti a fare questo ci sono state, ci sono ancora, ce ne saranno probabilmente anche di più, e però bisogna pensare come si può fare una politica anche laica e di sinistra nel miglior modo possibile. Uscire in questo momento dal gruppo parlamentare del Partito Democratico credo che sarebbe assolutamente negativo. E se posso, grazie. Se allora, posso, intanto è arrivato, posso, sì, prego, certo. È arrivato no, perché è arrivato anche Zanda, poi il capogruppo. Benissimo, del Partito, allora, Democratico. Un'ultima domanda. Intanto salutiamo la senatrice Bernini, Anna e Maria mi scuso, Bernini. E mi scuso se concludiamo con un'ultima domanda a Casson. Casson, le chiedo scusa, proprio perché lei ha una carriera da magistrato inquirente, prima di diventare politico, è inevitabile che le faccia una domanda specifica sulla bocciatura proprio all'ultima curva della candidatura di Nicola Gratteri a ministro della giustizia, determinata, come ormai sanno tutti, dalla NIET del capo dello Stato. Sì, questo l'abbiamo saputo, l'ho saputo anche direttamente. E io penso che, avendo conosciuto Andrea Orlando quando era responsabile della giustizia del Partito Democratico, sia possibile lavorarsi assieme. Dico per la prima volta che mi ha anche chiamato per cercare di ragionare, vedere cosa si può fare e di evitare contrasti. Io mi ricordo anche che i temi che lui aveva affrontato come responsabile del partito erano temi molto delicati, riguardavano sì le riforme di sistema, ma riguardavano anche il conflitto di interessi, riguardavano il falso in bilancio, la prescrizione. Quindi adesso aspettiamo di vedere concretamente come ministro della giustizia cosa dirà, se sarà possibile lavorare. Non condivido, per motivi di diritto e di fatto, la possibilità di nominare un magistrato come poteva essere Gratteri a ministro della giustizia, perché anche di recente è successo tranquillamente che il senatore Nito Palma sia stato nominato ministro della giustizia senza nessun problema, così come anche altri magistrati. Quindi non condivido questa esclusione e dico che bisogna scegliere la persona più indicata per trattare questo ministero, che è certamente molto molto difficile. Grazie, allora grazie a Felice Casson. Grazie. Prego, allora Alessandra, facciamo questo cambio, facciamo, prego, sì. Allora qui abbiamo, prego, venga senatore Zanda, ecco, abbiamo un doppio auricolare, quindi così può ascoltare lo studio. E intanto Anna Maria Bernini, le chiedo ovviamente una sua impressione su questo discorso di Renzi e se è stato rassicurante nei confronti del patto con Forza Italia. Ma sinceramente non saprei, perché non abbiamo capito bene che cosa abbia detto Renzi. O quantomeno non abbiamo capito bene a chi parlasse Renzi. Certamente non parlava all'istituzione, e questo è parte del suo format comunicativo. Non parlava al Senato, anzi abbiamo avuto la sensazione che lui stesse dando al Senato l'estrema unzione. Lo ha fatto con le sue modalità e certamente noi ne abbiamo preso atto. O quantomeno ha detto che la prossima fiducia, cioè forse non la voteremo noi, la prossima fiducia del prossimo governo. Chi parlava a chi? Renzi probabilmente ha cercato di parlare al Paese dicendo al Paese tutto quello che non andava, però la generica elencazione delle problematicità non equivale a dare risposte. Quindi, posto che non parlava a noi e posto che non ha fornito soluzioni, io non so se questo è rassicurante rispetto al patto fatto con Forza Italia. Certamente c'è stata un'elencazione di titoli i cui contenuti ci sono ancora oscuri. Non si è parlato di politica estera se non attraverso il doveroso riferimento alla Torre Girone. Doveroso soprattutto risolverlo, il drammatico problema della detenzione della Torre Girone. Ma questa è una cosa che non possiamo imputare a Renzi, almeno non ora. Ha parlato poco, anzi direi poco nulla, di politica europea, ha fatto un generico riferimento ad Altiero Spinelli, agli Stati Uniti d'Europa, però su come abbia intenzione di affrontare un'Europa a trazione pangermanica non ce lo ha detto. Ha parlato di piccole e medie imprese, ha parlato di riduzione del cuneo fiscale, però non ci ha detto bene con quali soldi abbia intenzione di ridurre il cuneo fiscale e aiutare le piccole e medie imprese. Siamo ancora in attesa, probabilmente ci sarà una fase ulteriore, diciamo un appello, rimandiamolo, non bocciamolo, attendiamo l'appello, ma per quanto ci riguarda la bocciatura è re ipsa,
perché faremo opposizione. Sarà un'opposizione di contenuti, differentemente da quello che ha fatto oggi Renzi, dare pochi contenuti. Allora, Presidente Zanda, queste diciamo critiche su un tasso di genericità comunque in questo discorso sono arrivate da vari settori, non soltanto da Forza Italia, e poi si è notata una certa freddezza proprio dai banchi del Partito Democratico, e così c'era freddezza. Ma intanto il discorso è stato un discorso molto concreto, ha indicato misure precise, ha anche indicato la scadenza temporale nelle quali le misure dovranno essere approvate, e mi è sembrato che il Partito Democratico l'abbia molto sostenuto, l'abbia molto applaudito, l'abbia molto sostenuto. Io ho trovato molto importante e significativo politicamente il fatto che abbia collegato le riforme da fare in campo interno, diciamo, in Italia, con l'inizio del semestre europeo. Cioè, Renzi ha detto in pratica che l'Italia deve andare in Europa per il semestre, avendo già realizzato una parte consistente del programma. Naturalmente, per quel che riguarda le riforme costituzionali, saremo ancora alla prima lettura, ma noi saremo più forti in Europa se saremo riusciti ad approvare in Parlamento le riforme economiche e istituzionali possibili. Mi chiedo scusa, io non vorrei sembrare iconoclasta, però non darei al semestre europeo una valenza salvifica. Ad esempio, noi ci ricordiamo, permettetemi questa sciocca domanda, sappiamo chi adesso presiede il Consiglio dell'Unione Europea? Ma lei non deve suggerire da lì, lo deve lasciar dire a noi, è vero, la Grecia, però non è una cosa di così, lo sappiamo tutti, certo lo sappiamo tutti, ma non è una cosa di così grande importanza per il Paese. Quindi certamente significativo sotto il profilo formale il fatto che noi si presieda al Consiglio dell'Unione Europea, ma tenderei a dire che le riforme vadano fatte a prescindere da questo, e soprattutto che sia importante il ruolo che l'Italia riuscirà a ritagliarsi in Europa rispetto a temi come lo sforamento del deficit o quantomeno lo scorporo dal 3% del deficit dei nostri investimenti produttivi, che tocca molto il lavoro. Sì, tema che però non è stato quello dello sforamento del 3%, non è stato posto, anzi nelle indiscrezioni che erano uscite già oggi riportate da fedelissimi di Renzi, ci avrebbe ripensato su questo punto. Ma guardi, anche perché le condizioni sono quelle che sono. Noi siamo qua per parlare del discorso programmatico di Renzi, certo. Però diciamo che l'Europa sia centrale per il futuro dell'Italia e per il futuro economico dell'Italia è un dato di fatto. È l'Europa che deve invertire una politica e passare da un rigore a tutto campo a una politica di sviluppo, soprattutto per i paesi che soffrono di più, tra i quali l'Italia è uno dei primi. Quindi credo che il semestre europeo, proprio perché sarà presieduto dall'Italia, quello che comincia nel mese di luglio, sia molto molto rilevante per il nostro paese. Lo pensava Enrico Letta, lo pensa il Presidente della Repubblica, abbiamo sentito oggi da Renzi che lo pensa Renzi, lo pensiamo noi, credo che sia un dato di fatto molto ormai assodato. Presidente Zanda, però sono innegabili dei mal di pancia che si sono sentiti nel gruppo parlamentare del PD, visto che è uscito un documento di Miguel Gotor molto critico, critiche sono arrivate anche così dall'area più vicina a Civati, lei dice che non è stato freddo il gruppo e quindi credo a lei, però naturalmente queste parole ci sono state, ecco. Senta, io sono senatore del Partito Democratico da 10 anni e non è mai accaduto che nel Partito Democratico non ci fossero discussioni e diversi pareri e diverse opinioni. Il gruppo voterà compatto la fiducia al nuovo governo, le dichiarazioni di voto saranno conformi, adesso in discussione generale si esprimeranno così, quindi poi la discussione da noi c'è sempre stata e penso ci sarà anche nel futuro. Però non sarà significativo. Prego. No, beh, chiedo scusa Alessandra. Zanda, buonasera. Però parliamoci molto chiaro. Mi sente, senatore? Non sentite? No. Loro non sentono più, bene, però allora giro la domanda. No, ma giro la domanda. Non ti voglio vai far fare la simultaneista, mi spiace. È tutto vero, però la fase che sta vivendo il Partito Democratico non è quella solita. C'è in realtà una
forte ricambio alla guida del gruppo dirigente e c'è uno spiazzamento che non è soltanto la consueta dialettica interna. Da questo punto di vista lei non è preoccupato? Questo avrei voluto chiedere a Zan. Allora, quello che chiede Enrico Mentana dallo studio è che però è una fase particolare questa, c'è anche una sorta di spiazzamento, perché è innegabile che tanto è avvenuto quello che è avvenuto, c'è un nuovo segretario, un nuovo premier nel giro di pochi giorni. Allora dice, alla luce di tutto questo lei non è preoccupato? Ecco, al di là del fatto che si possa dire il Partito Democratico sempre brontola, però è una situazione diversa. Le dico francamente qual è la mia preoccupazione. Io ho una preoccupazione parlamentare, perché in Parlamento il Senato è lo scenario più delicato, la maggioranza al Senato è molto più ridotta di quella della Camera, ovviamente quando poi l'attività quotidiana provoca spesso, ha provocato anche nei mesi passati, momenti di difficoltà oggettiva per via dei numeri, numeri in commissione, numeri in aula. Questa è la mia preoccupazione, è una preoccupazione che non è politica, cioè io non ho la preoccupazione di smottamenti politici o di possibili ripensamenti. Sono preoccupato per la gestione parlamentare in una situazione difficile, cioè noi stiamo subendo tuttora le conseguenze del famoso Porcellum, che praticamente ha dato alla Camera una maggioranza e al Senato un'altra. La senatrice Bernini ed io ci troviamo al Senato e subiamo gli effetti di quella legge. Questo è chiaro che si riferiva, cioè che la preoccupazione parlamentare è una cosa. E ricordo che non è stato solo il Porcellum a dare maggioranze diverse a Camera e Senato, ma l'elettorato attivo e passivo, che è lo stesso problema con tutte le leggi elettorali. D'accordo, però insomma, mi sembra che abbia detto Zanda una cosa molto significativa, perché appunto al netto di una tranquillità relativa ai numeri di oggi sul voto di fiducia, quando dice sono preoccupato poi per qualche smottamento smottamento parlamentare, intendo dire la gestione del gruppo, perché vuol dire no, ma un assaggio a riprova di quello che dice, per esempio si sentivano alcuni senatori renziani manifestare questa mattina, prima ancora del discorso di Renzi, grande, come dire, fastidio e irritazione per il fatto che ci sia chi si può permettere nel gruppo di non votare certi emendamenti già con il governo Letta e magari goda, come dire, di una posizione più semplice. Ecco, questo tipo anche di... No, vabbè, ma questi sono piccoli episodi che ci saranno sempre nel Parlamento d'Italia. Cioè... quasi 70 anni di Repubblica, senatori o deputati che non votano questo o quell'emendamento ci saranno sempre, non è un problema, né lo ridurrei, è una questione di renziani o anti-renziani, è un fatto normale. Io penso alla gestione. Si prepara un periodo faticoso, insomma. Il periodo, a dire la verità, è faticoso da molti anni. Continuerà ad essere faticoso. Renzi ha detto che ci farà divertire, quindi noi attendiamo fiduciosi. L'importante è che ci dia magari anche qualche buona idea. Grazie a Bernini e a Zanda. Sì. Alessandra, facciamo la prova del 9. Sentiamo la voce di un parlamentare del PD che a Renzi non le ha mandate a dire nelle scorse settimane, che è insieme al nostro Andrea Molino a Montecitorio. Sì, e purtroppo non ci sente. Alfredo Dattorre è stato uno, diciamo, dei bersaniani più critici nei confronti di Renzi, anche nei confronti dell'accordo sulla legge elettorale. Intanto il suo giudizio sul discorso di oggi. Ah, un discorso da Renzi, il bene nel male. Io devo dire, ho trovato convincente la parte sul nesso forte che Renzi ha riconosciuto tra riforme, parte sui diritti. Mi deve scusare Andrea, ma l'audio va e viene, ti abbandona un po', e quindi sentiamo Dattorre. Qualche secondo, mettiamo il filo così. Ecco, mettiamo, sì, riusciamo mettiamo il filo. A fare un passaggio volante. Dattorre o al microfono? Filo. Ecco. È fatta, dai. No, solo al microfono. Solo al microfono, dai. Allora, non si è sentito. Allora... Adesso ci perfetto, sentite. Ecco. Perfetto. Sì, allora ripetiamo. Ecco, diceva luci ed ombre di questo discorso. Diceva il solito Renzi, però spunti interessanti.
Sì, Renzi non ha tradito se stesso nel bene e nel male, ha fatto il Renzi anche in questa veste inedita. Bene, direi dal mio punto di vista, il riconoscimento del nesso stretto tra riforme istituzionali e legge elettorale, bene la parte dei diritti dove ha detto delle cose convincenti, con un senso anche della realtà e della mediazione possibile. Io personalmente mi sarei aspettato qualcosa di più, in particolare su un punto, sull'Europa. Su quello, ecco, al di là dei richiami ad Altiero Spinelli, agli Stati Uniti d'Europa, forse c'è necessità di approfondire e di indicare un cambio di passo nei confronti del nostro atteggiamento, nei confronti dell'austerità europea, perché da quello poi può anche derivare un indirizzo nuovo di politica economica, se vogliamo anche che il governo Renzi rappresenti una novità rispetto ai governi Monti e Letta. Ecco, siccome abbiamo definita uno dei principali esponenti dell'ala bersaniana, ieri per fortuna Bersani è tornato a farsi sentire, ha fatto la sua prima intervista all'Unità dopo la malattia che lo ha colpito, e ha detto, a proposito di quelli che immaginavano, discutevano se votare o no la fiducia, ha detto: ma che scherziamo, la fiducia si vota, cioè non esiste che il partito si spacchi sulla fiducia. Ma assolutamente sì, io sono contento che anche Civati, che aveva avuto dei dubbi, adesso mi pare stia rientrando. Naturalmente è legittimo avere anche delle riserve, delle contrarietà sul modo in cui è nato il governo Renzi, sul modo in cui è stato sostituito Letta. Ma siamo un partito, siamo una comunità, si discute, Renzi avrà bisogno anche, secondo me, di stimoli. Credo che sempre di più dovrà avere l'atteggiamento di chi capisce che chi parla davanti, chi solleva le critiche apertamente, lo fa per dare una mano. Bisogna preoccuparsi di quelli che non parlano, dicono di sì e poi magari fanno tranelli dietro le spalle, come purtroppo è accaduto in altre pagine buie di questa legislatura. Quindi abbiamo bisogno di un partito in cui ci siano anche voci diverse, ma che poi nei momenti fondamentali si fa trovare pronto, anche perché poi piaccia o no. Lo dico io che non ho votato Renzi al congresso, che ho contestato l'accordo sulla legge elettorale, a cui non piace questa idea di legge elettorale, ma adesso non è che abbiamo alternative alla riuscita del governo Renzi. Non sarebbe semplicemente il fallimento di Renzi, ma sarebbe anche un danno per l'Italia e per il PD. Ecco, a proposito della legge elettorale, lei è stato, lo ricordava prima Mentana. Senti, esatto, mi devi scusare. Esatto, è stato uno di quelli che più si è... Sì. Sì. Scusami, prego, prego. Andrea, volevo dire che c'è, ci sta aspettando, e lo ringrazio, Gianantonio Stella del Corriere della Sera, ben noto a tutti voi, ospite di Alessandra Sardoni, ma incombe su di noi l'hashtag Urbano Stai Sereno. Allora, eccoci, promessa mantenuta, è restato con noi Gianantonio Stella, che dicono testimoni oculari, insomma, si è lasciato coinvolgere dagli elementi di novità del discorso di Renzi. Ma mancano tante cose nel discorso di Renzi, proprio tante. Non c'è niente sui tagli, per esempio. Dove ha intenzione di tagliare per recuperare i soldi? Per fare delle cose grosse, come ad esempio il taglio del cuneo fiscale, dove va a recuperare i soldi necessari per sistemare le scuole? Però, fra tanti buchi che lui ha lasciato, devo dire che ci sono anche alcuni elementi di novità che sono davvero interessanti. Posso dirne uno? Certo. La rottura di alcuni riti. Secondo me lui l'ha cercata, io credo che lui non faccia niente a caso. Ecco, se lui è venuto coi foglietti, ha voluto lanciare il messaggio che lui non ha bisogno del discorso scritto perché in realtà lui vuol cambiare anche i riti parlamentari, anche queste procedure molto macchinose che probabilmente un po' lo annoiano, anche se immagino che chi ha passato ore nei consigli comunali sa che quello così funziona. E le mani in tasca che avevano messo tra i predecessori in pochissimi, come non so, ricordavo Scognamiglio il giorno che diventò
Presidente del Senato, fece un discorso tenendo una mano in tasca e moltissimi si scandalizzarono. Oggi è divertente vedere che si scandalizzano i grillini per le mani in tasca di Renzi, che non rispetterebbe le istituzioni per la mano in tasca. Insomma, sono segnali che non sono poi così importanti, anzi diciamo sono del tutto secondari, se non su un aspetto che invece sia importante. Lui non parlava ai suoi colleghi senatori, lui parlava a chi stava davanti a televisione, parlava ai suoi elettori, non solo ai suoi ma anche agli elettori degli altri, perché il modo con cui è venuto anche a sfidare un certo tipo di ritualità, di convenzioni, di buone maniere consolidate nei decenni, eccetera, eccetera. Questo stava a significare, cioè non mi avrete. Poi bisogna vedere cosa succederà in futuro, però il non mi avrete oggi lui lo dice, cioè sono qua ma non sono dei vostri, sono qua ma sono qua per cambiare. Tant'è vero che lui dice subito cambiamo, spero che sia l'ultimo, vi chiudo, senato. Dice sì, è venuto a dire vi chiudo, beh, messa così forse esagerato, però la cosa interessante è che probabilmente mentre lui lo diceva molti di loro sapevano che è possibile che questa volta succeda davvero. Qual è il rischio palude, Gian Antonio, che vedi, se lo vedi? Cioè, qual è la difficoltà? Adesso, al di là dell'impatto di questo discorso, e come hai detto aveva altri interlocutori, però qui dentro. Ma io ero convinto qualche settimana fa che la sua convenienza fosse stare fuori, far la parte di quello che vuol cambiare, vuol cambiare, vuol cambiare, e lasciare che i pomodori si riprendesse eventualmente Enrico Letta. Lui ha fatto una scelta diversa. Io credo che lui non abbia voluto fare la fine del garusolo, dire tradotto della lumachina di mare. Le lumachine di mare vanno spurgate e poi vanno messe nell'acqua fredda e poi sotto si accende il fuoco piano piano piano, perché devono restare secche, cioè si fa per dire, insomma, devono essere bollite senza rendersi conto fino all'ultimo istante di quello che sta succedendo, in modo che restino fuori, che sporgano dal guscio. Ecco, è un paragone, se volete, è un po' birichino, però credo che sia la verità. Cioè, lui ha temuto che lo mettessero sul fuoco e che lentamente lo lasciassero lì a bollire in attesa delle elezioni europee, che forse avrebbe perso, e dopodiché sarebbero cominciati i processi e tutti quanti avrebbero detto ecco, sono già passati 3 mesi e non ha ancora fatto niente, ne sono passati 4 che il segretario non ha ancora fatto niente, sono passati 5 e lui è lì, rischiava di essere finito davvero. È possibile che lui sia nella scelta di buttar giù Letta con quella brutalità che gli abbiamo visto, sia la scelta di venire lui oggi qua in Senato a sfidare i senatori, perché in un certo senso li ha sfidati, credo che lui abbia voluto dire questo, cioè non mi lascerò bollire. Quindi se dovesse andare male, secondo te è sempre pronto anche con una legge elettorale non fatta? Cioè l'arma per Renzi resta quella di buttare all'aria il tavolo se non gli fanno fare le cose, cioè di poter addebitare a qualcun altro? Disponibilità a giocarsela, a rompere e a scartare, finora l'aveva avuta Berlusconi. A sinistra no, a sinistra tutti quanti hanno sempre cercato comunque di trovare una mediazione finale, di trovare un modo di conciliare le cose, eccetera. Lui, ho l'impressione che sia uno che se la gioca, finora l'ha fatto così, è uno che scommette su se stesso, ha un'altissima opinione di se stesso e delle proprie
caratteristiche e io credo che dovessero cercare di metterlo a bollire anche con il Presidente del Consiglio, io credo che lui si scarterebbe, non so in che modo, ma scarterebbe. Ecco, Gianantonio Stella, questo è il punto nodale, no? Tutti sappiamo che, crediamo di sapere perlomeno, che appunto, come tu hai detto efficacemente, per evitare di essere cotto a fuoco lento, è uscito, diciamo, dalla posizione che aveva appena acquisito peraltro di segretario del PD, Renzi, per scalzare Letta, andare a Palazzo Chigi e da lì giocarsela. Tutti siamo d'accordo nel dire l'ha fatto anche perché lui crede di essere quello che ce la può fare. Soggettivamente dice: chi meglio di me per farlo? Me la gioco, mi rischio l'osso del collo, come lui ha detto, che è l'edizione renziana del ho bevuto l'amaro calice di Berlusconi. E come Berlusconi, Renzi crede di essere quello che ce la può fare. I dati obiettivi cosa ci dicono riguardo? So che è una domanda molto impegnativa. I dati obiettivi ci dicono che è quello che ce la può fare? Non ne ho la più pallida idea, credo che non ce l'abbia neanche lui. Lui sicuramente è convinto di questo, però vai a saperlo. Quello che però mi sembra un po' azzardato è il paragone con Berlusconi, perché almeno su una cosa sono assolutamente diversi. Sono simili l'età. Perché l'età ovviamente è enormemente diversa. Uno fa di tutto per tenersi i capelli il più possibile, l'altro si ritaglia perché sennò gli farebbero il ciuffo, è una roba assolutamente rovesciata. Però c'è una cosa sulla quale sono diversi, anche non solo fisicamente, che invece politicamente è essenziale. Berlusconi ha sempre cercato di piacere a tutti. Il suo ideale, io ne sono convinto, sarebbe stato andare col Fez alle manifestazioni di Predappio e col fazzoletto rosso alle quelle dell'Ampi il 25 aprile e fare da una parte il partigiano, dall'altra il nostalgico, per piacere a tutti, ma non per, al di là di ogni aspetto ideologico, voglio dire, lui adorerebbe piacere a tutti. L'impressione invece è che Renzi non abbia questo obiettivo, che anzi lui quando se gli serve rompe, se gli serve rompe e se gli serve è anche brutale nel trattare. Insomma, Berlusconi esordì in politica dicendo mi faccio concavo e convesso. Diceva, per andare d'accordo con tutti mi faccio concavo e convesso. Una cosa come questa Renzi non la direbbe mai, mai, perché ha fatto delle scelte diverse, non ne faccio una graduatoria. Però in termini di elasticità su piani A e B non è concavo e non è convesso, però ha cambiato, cioè da questo punto di vista ha rivelato prontezza nel cambiare lo schema di gioco. L'elasticità sua è assoluta, per un po' sa anche di poterselo consentire perché... come ha scritto mi pare Galli della Loggia, non vorrei far torto a lui se ha scritto qualcun altro, lui finché non si è affacciato sulla politica, nella politica nazionale era innocente, ecco, aveva questa possibilità di dire io non c'entro con quello che è successo prima, sono arrivato dopo. Da oggi la sua posizione cambia, ogni settimana che lui perderà nel fare le riforme che ha promesso le avrà perse lui, l'avrà persa lui, ogni mese che si attarderà lui e quindi comincerà a portare le responsabilità di alcuni eventuali difficoltà o addirittura eventuali fallimenti. Però io non credo, insisto, che in questo caso lui resterebbe a lasciarsi cuocere a fuoco lento. Anche perché ricordiamolo, all'esordio proprio del suo discorso, il suo primo discorso parlamentare, ha ricordato all'Aula del Senato Renzi che lui tecnicamente al Senato non ci potrebbe stare perché non ha ancora 40 anni, l'età minima per essere eletto nell'Assemblea di Palazzo Madama, che ci fa capire anche il passaggio generazionale. Fin qui tutto quello che avevamo da dirvi, da raccontarvi e da ascoltare. Grazie a Gianantonio Stella che è stato il nostro ultimo e graditissimo ospite. Grazie a Alessandra Sardoni,
Grazie anche ad Andrea Molino. Il dibattito al Senato sulla fiducia andrà avanti fino circa alle 9, alle 21, quando ci sarà la replica di Renzi, poi ci saranno le dichiarazioni di voto che inizieranno alle 23 e poi ci sarà il voto. Insomma, si va per le lunghe e sapremo soltanto a mezzanotte se, come i numeri fanno pensare abbastanza agevolmente, il governo passerà il voto di fiducia. Noi invece più sommessamente vi diamo appuntamento esattamente alle 8 meno 5 per il nostro telegiornale. A dopo.